benvenuti a Il lavoro che vorrei, un programma di orientamento al lavoro per i giovani e per tutte le persone in cerca di una nuova occupazione. Se aiutare gli altri è per voi una passione, questo è senza dubbio il lavoro che fa per voi. Stiamo parlando dell'OSS. Tanti giovani neodiplomati, ma anche adulti rimasti senza occupazione, si sono affacciati a questa gratificante attività. Sentiamoci raccontare da due giovani OSS quali sono le loro mansioni nel quotidiano. Siamo a Como, ospiti dell'ospedale Valduce, dove oggi con Flavio e Michele vedremo che cosa fa l'operatore sociosanitario di reparto. Flavio, come nasce la volontà di diventare OSS? Allora, la volontà di diventare OSS nasce dal fatto che sempre ho partecipato un po' nella mia parrocchia, un po' con associazioni di volontariato, diciamo alla relazione di aiuto verso le persone. Da lì quindi ho deciso di intraprendere un pochino questa professione. A tal proposito, cosa fa l'OSS? L'operatore sociosanitario è una figura che assiste la persona, il paziente, l'ospite nei suoi bisogni primari, che possono essere i bisogni della respirazione, per esempio. Flavio, è un lavoro che si svolge in autonomia o è un lavoro d'equipe? No, è un lavoro d'equipe, assolutamente. Rapporto con i colleghi? Lì si basa tutto il nostro lavoro, perché se c'è un buon rapporto tra colleghi, c'è anche un miglior rapporto nei confronti dei pazienti, sicuramente. Si guadagna bene? Partiamo dal presupposto che fare questo lavoro non pensi a quanto guadagnerai in futuro. Ovvio che uno stipendio oggi come oggi è essenziale per tutti, questo non lo metto in dubbio. È un lavoro impegnativo? A mio modo di vedere è abbastanza impegnativo comunque. Qual è la cosa che più vi preme o sconvolge comunque? Ma a volte ci troviamo di fronte delle situazioni, soprattutto quando facciamo l'igiene dei pazienti, troviamo magari materiale organico, piuttosto che tante volte incontriamo i pazienti magari in un lago di sangue, quindi non sono cose, cioè per tutti, cioè uno deve anche sentirselo di fare. Ci si abitua? C'è una forma di abitudine a questa attività? No, non la considero un'abitudine, la considero una necessità che ha il paziente per essere aiutato. Qual è il percorso di studi che bisogna seguire per diventare operatore sociosanitario? Per diventare operatore sociosanitario bisogna innanzitutto avere perlomeno un diploma, altrimenti bisogna prima fare il corso ASA e poi il corso OSS di operatore sociosanitario. Il nostro percorso formativo l'abbiamo fatto alla Media Dream e dal nostro punto di vista ci siamo trovati molto bene. Ecco. Quali sono i rischi del lavoro di operatore sociosanitario? I rischi sono diversi. Il rischio principale è sicuramente quello delle malattie infettive. Chi non deve assolutamente fare l'operatore sociosanitario? Prima di tutto chi non ha pazienza, chi non si sente di lavorare cioè a contatto con materiali organici, come dicevo prima, o con chi ha schifo delle cose, assolutamente meglio che faccia un altro lavoro. Quale consiglio dareste a un giovane che oggi vuole diventare operatore sociosanitario? Il consiglio che do a questa persona è quello di che una volta stabilito che vuole fare questo lavoro è di cercare intanto un istituto affidabile, essere costante nello studio, deve essere presa seriamente. Durante il percorso c'è anche poi una forma di tirocinio? Quindi. Sì, abbiamo due tirocini, uno in casa di riposo e uno negli ospedali. Sono due tirocini all'incirca di un mese e sono molto importanti per la formazione, perché soprattutto nel primo è lì che si capisce se vuole fare questo lavoro. Grazie ragazzi. Grazie a te. Azienda metalmeccanica di Cabiate cerca un programmatore CAD-CAM addetto alla programmazione di sistemi di simulazione della lavorazione per macchine a 5 assi, codice 10652. Azienda tessile di Lurate Caccivio cerca un operaio visita pezze su specola computerizzata con significativa esperienza nella mansione, codice 10659. Per candidarsi, solo se in possesso dei requisiti richiesti, inviare il proprio curriculum vitae con il codice di riferimento a ilavorochevorrei@espansionetv.it. Tutte le selezioni sono rivolte ad entrambi i sessi, ai sensi della legge. Grazie! Anche oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento quotidiano con il lavoro. Vi ricordo che per candidarsi è possibile inviare una mail all'indirizzo ilavorochevorrei@espansionetv.it. Grazie per averci seguito, a domani!